Buongiorno bambini, eccoci qua per l'ultima puntata, chiamiamola così, del libro La favola di Bonghito di Gian Piero Lungone, Edizioni Europa. Sono molto contenta di leggervi finalmente la parte finale di questa storia perché a me è piaciuta tantissimo e spero che lo stesso sarà anche per voi. Un giorno il fratello di Matar tornò da un lungo viaggio in un altro villaggio lontano. Però non tornò solo. Tornò con uno strano oggetto in mano. Aveva una forma sinuosa, con delle curve ai fianchi e un lungo braccio di legno e strani capelli. Non sono capelli, stupido, disse il nuovo arrivato a Bonghito. Si chiamano corde. E tu come ti chiami? Chiese Bonghito. Io mi chiamo Tres. Tres perché tengo tre paia di corde. Ma come si fa per farti suonare? Chiese Bonghito incuriosito. Ah, come sei curioso, rispose Tres. Basta pizzicare le mie corde e porre le dita dell'altra mano sul mio braccio, come lo hai chiamato tu, anche se in realtà si chiama manico. Nonostante la rudezza di Tres, i due divennero amici quasi immediatamente, specie da quando un uomo del villaggio imparò a far suonare Tres e la musica del villaggio divenne ancora più bella, più divertente. Armonia fu il nome che si diede al suono emesso da Tres. Tres e Bonghito divennero amici inseparabili e svilupparono tantissime canzoni e riunirono intorno a loro sempre più gente. A questo andar così d'accordo diedero il nome di Son. Poi, un giorno, capitò che il desiderio di Bonghito venisse finalmente soddisfatto. Carlos, ve lo ricordate? Volle prendere in prestito Bonghito e portarlo con sé ad una di quelle feste che i padroni facevano, piene di musica, di abiti bellissimi, di gente dai capelli lunghi oppure arricciati, a volte bianchi, a volte marroni oppure neri. Ma rimase molto deluso quando, anziché essere presentato come colui che rendeva felice la gente del villaggio, fu presentato come un pezzo di legno a cui si percuote la testa, senza suoni, tutto sporco, un po' a presa in giro. Guardate cosa si sono portati questi dall'Africa! Cos'è? Posso toccarlo? Non è che mi prendo qualche malattia, eh? Bonghito era offesissimo. Ma che vi credete di essere? Pensò. Siete mosci, mosci! Era arrabbiatissimo. Fu così abbandonato insieme ad altri strumenti in uno stanzino buio e lo chiusero a chiave lì dentro. Ciao, disse qualcuno nel buio. Ciao, chi sei? Ti hanno mangiato la lingua? Mi chiamo Bonghito, rispose il tamburo timidamente. E che ci fai qui? Non riesco a vederti, è tutto buio. Mi ci hanno portato, rispose Bonghito. Vengo da un posto qui vicino, il villaggio. Il villaggio? Rispose quella vocina che tutto a un tratto era diventata grave. Sì, perché? Chiese Bonghito. Oh, ci hanno detto che in quel posto ci sono tante persone che puzzano, sono sudate e sono strane, diverse da noi. Oh, fammi spostare, così entra un po' di luce e posso vederti. Sono sempre Bonghito, rispose quello ancora più intimidito. Ma
sei? Come sei strano? Cosa hai in testa? Una pelle di animale, rispose Bonghito. Oh, che orrore! E tu che sei? Chiese Bonghito. Oh, io mi chiamo Violina. Che bel nome! Sorrise Bonghito. Ehi, non ti fare strane idee, eh? Mia madre, Viola, mi ha sempre detto di non parlare con tipi dal colore strano. Colore strano? Chiese Bonghito. Ma sì, così come il tuo, ma dimmi una cosa, come si fa per farti suonare? Chiese Violina. Beh, rispose Bonghito, mi prendono in braccio e mi colpiscono in testa. Che cosa? Così per farti suonare bisogna suonartele. Che assurdità! Bonghito, indignato, chiese con voce decisa. Ehi, ma dico io, e a te come ti ci suona? Beh, rispose con fare vanitoso Violina, accarezzandomi. Appoggiano una bacchetta sulle mie corde e dolcemente le accarezzano, mica come te. Corde? Pensò Bonghito. Anche lei? E ricordò il suo amico Tres. Ma le corde, chiese Bonghito, non devono pizzicarle? Cosa? Giammai! Il primo che osa pizzicarmi si troverà 5 dita stampigliate sulla faccia e se lo ricorderà per sempre. Ma allora ci sono molti modi di fare musica, pensò Bonghito. Ehi, perché non facciamo musica insieme? Chiese, ricordando come fosse diventato amico di Tres. Oh, non ci penso nemmeno, rispose Violina. Ti ho già detto che mia madre non vuole che mi confonda con certa gente. Bonghito si rattristò. Non capiva tutta questa diffidenza. Abbassò gli occhi e quasi pianse. Violina però, che nonostante tutto un cuore lo aveva, gli disse: «Sai, non è proprio che io non voglia. È che tutti mi hanno insegnato a stare con quelli come me, suonare con strumenti del mio pari e io a te. Mica ti conosco. E poi cosa potremo fare insieme?» Bonghito si sentì un po' rasserenato dopo questa domanda. Aveva capito che Violina, seppur tentasse di mantenere un certo tono, era interessata a saperne di più. Poi Violina chiese: «Ma tu, oltre a quella, diciamo, cosa che hai in testa, di cosa sei fatto?» «Pelle di animale maschio», disse Bonghito. «E sono di legno, legno della foresta!» «Di legno?» chiese Violina. «Anch'io sono di legno!» A un certo punto, però, mentre la conversazione tra Violina e Bonghito iniziava ad essere più intensa e interessante, un uomo venne a prendere Violina e altri uomini presero altri strumenti. Era l'ora del concerto. Subito dopo, qualcuno gettò nello stanzino una vecchia malridotta cassa da frutta e socchiuse la porta. La vecchia cassa vide Bonghito in silenzio. «Ehi!» gridò, scuotendolo. «Perché questa faccia così triste?» «E tu chi sei?» chiese Bonghito.
Io mi chiamo Cajón, disse con voce profonda. E da dove vieni? Vengo da... Boh, in realtà non lo so nemmeno io. So che prima mi portavano da una parte all'altra con un sacco di frutta sulle spalle, la caricavano e poi mi rimandavano indietro a prenderne ancora e ancora e ancora e ancora, uno stress. Anche tu su quei pezzi di legno enormi e galleggianti? Ma chi, claro, le barche da una parte all'altra mi scaricavano e mi ricaricavano per un altro viaggio e poi ancora e ancora e ancora. Bunghito ascoltava ogni parola di quello strano nuovo amico come un nipotino ascolta suo nonno mentre racconta le favole della buonanotte. E ogni parola del signor Cajón gli apriva il cuore, ma gli permise di capire il motivo della sua tristezza. A un certo punto, però, Cajón scoppiò a ridere all'improvviso. «Cos'hai da ridere?» chiese ingrugnito Bunghito. «Vedo che sei qui da poco tempo, caro mio! Io sono ormai 100 anni che sono approdato in questo posto. La chiamano Cuba. Mi sembra che sia un'isola. Ovunque io vada, vedo mare tutto intorno. Per questo io credo che sia un'isola.» «Ma come ti chiami?» chiese di nuovo Bunghito. «Mi chiamano Cajón, te l'ho già detto. Sei sordo? Vuol dire scatolone. Molti dei miei amici diventano come te, degli strumenti musicali. Dopo che gli schiavi scaricavano la frutta dalle nostre spalle o il cibo che alcuni di noi portavano dalle navi, molti di loro si sedevano sopra di noi e iniziavano a percuoterci, per cantare o per bailar.» «Proprio come fanno con me!» esclamò Bunghito. «Sì, proprio come con te!» «Qua la mano, amico!» disse allora Bunghito. Non resistendo poi alla tentazione di fare domande, chiese a Cajón spiegazioni sul motivo per cui Violina lo avesse trattato in quel modo. «Io volevo solo farmi dei nuovi amici e questa qui mi ha quasi insultato. Come mai?» «Oh, quella, ci hai perso la testa, vero?» Bunghito accennò a un sì con la testa e aggiunse: «Sì, però mi fa molta rabbia. Che si crede di essere? Perché non può suonare con me?» Cajón rispose con voce tenue e con la saggezza di chi la sa lunga: «Vedi, non è colpa tua. È che qui sono tutti convinti che due come voi, Violina e te, non potranno mai stare insieme. Siete troppo diversi. Lei viene da una cultura e tu da un'altra. Però la verità è che nessuno ha mai avuto il coraggio di provare ad unirvi, ma un giorno arriverà il momento. Vedrai, te lo prometto. Presto, appena finiranno tutte queste stupide differenze tra gli uomini, anche se temo che ci vorrà molto tempo.» «Cosa vuol dire cultura?» chiese Bunghito. «Beh, per dirtelo con parole semplici, è l'ambiente dove sei cresciuto, il tuo modo di parlare, di pregare, di bailar, di ballare e di comportarti. Insomma, tutti tendono a fare le cose secondo le abitudini tramandate da loro padri e dai loro nonni.» Bunghito assorbiva tutto come una spugna. Notava che giorno dopo giorno imparava sempre più cose. A tarda notte rientrò Violina dalla sua esibizione, esausta e sfinita. «Suoniamo?» chiese Bunghito appena la vide entrare. «Ancora? Ti ho detto di no! E poi sono stanca! Ho suonato fino ad ora! Lasciami in pace!»
stanca? Ma non avevi detto che ti accarezzavano? A me mi percuotono, eppure non sono mai stanco, mi diverto sempre facendo ritmo. Ritmo? Che cos'è il ritmo? Chiese Violina. Come? Non lo conosci? Rispose Bonghito. È quello che ti fa ballare. Ma anche con me ballano, rispose Violina. E quello lo chiami ballare? Tutta quella gente che si muove una intorno all'altro senza cantare, urlare e ridere a crepapelle. E tu questo lo chiami divertirsi? Oh, va bene, Saputello, rispose Violina. Spiegami che cosa sarebbe il ritmo. Senti questo, rispose Bonghito. E iniziò a suonare in un tempo che Violina non aveva mai sentito prima. Era veloce, divertente, allegro e un po' strano. Come si chiama questo ritmo? Chiese Violina. Si chiama martiglio, è come il tuo, soltanto che è un po' più accelerato e marcato. I piedi e il corpo della mia gente si muovono seguendo ogni mio colpo. È bellissimo, disse Violina. Dunque, avevi detto che siamo tutti e due di legno, ma di diverso tipo, no? Aggiunse lei. Suppongo di sì, visto il colore. Però, che strano, disse Violina. Per suonare non basta il legno a te, ad esempio. Hanno messo quella cosa sulla testa. E a me invece hanno messo le corde. Pelle! Sbottò Bonghito. Va bene, ho capito. A me hanno messo queste corde tese. A lui indicò un flauto di legno fatto di molti tubi di diversa lunghezza. Lo hanno scavato tutto e ci soffiano dentro. Sì, ribadì Bonghito. E raccontò la storia che aveva ascoltato tanto tempo prima. Noi proveniamo tutti da una stessa madre, si chiama Natura, ed è per questo che siamo tutti uguali. Tutti uguali? Disse Violina. Ma non lo vedi che siamo diversi? Io sono tondeggiante, tu sei... come sei? Lui il flauto è lungo. Sì, certo, ma ad esempio io sono stato preso in mano da un uomo che ha cominciato a scavarmi, a lavorarmi, a smussare alcune parti, a togliere rametti e poi mi ha dato questa forma. A te probabilmente è successo lo stesso, cioè ti hanno preso da qualche parte e ti hanno dato una forma secondo gusto e piacere diversi. Però siamo tutti figli di mamma natura. Oh. «Ma certo!» sobbalzò il flauto di canna. «È vero, ho un vago ricordo!» «Cosa?» lo interruppe Violina. «Mi sa che ti hanno soffiato talmente tanto in testa che ti sei rimbambito!» «No, no!» continuò Flauto. «Ho un vago ricordo! Sono sicuro che anch'io vengo dalle parti indi and... Ecco, le Ande! Sì, è un posto di montagne molto, molto alte e ricordo che quando ero libero il vento mi passava, che passava sopra di me e sopra i miei fratelli, ci faceva fare un fischio diverso, un suono bellissimo, insomma. Ha ragione Bonghito, è così, siamo noi che non ce ne siamo mai resi conto. Oh, credo che qui siate tutti ubriachi, ma che bagianate andate dicendo! No, è tutto vero, intervenne Cajon. È solo che nessuno è mai venuto a dirci la verità. A volte l'uomo... tace. Non capisco perché nessuno racconti mai la verità. Forse perché vogliono che le cose siano distinte, separate. Ma una cosa te lo dico io, Violina,
È certa. Bonghito ha ragione. Bonghito tiene razón. Dopo un po', come d'incanto, la stanchezza di Violina scomparve. Violina colse l'occasione. Non c'era nessuno l'intorno che potesse giudicarla male perché parlava con questo sconosciuto. Così si convinse a suonare e piano piano incastrò le sue note in mezzo ai colpi ritmici di Bonghito. Ne venne fuori una vera e propria festa fino all'alba. Violina non si era mai divertita tanto e per di più suonando ciò che lei sapeva suonare non doveva cambiare niente di ciò che sapeva. Si combinavano alla perfezione. Aveva trovato un ottimo accompagnatore. Così Violina, presa dall'emozione e dalla novità, volle presentare Bonghito a tutti i suoi amici orchestrali e nella diffidenza generale e con sua madre Viola che la guardava indispettita, convinse tutti a provare un brano insieme. Ah, dai ragazzi, credetemi, è meraviglioso e poi è molto più facile non perdersi uno di qua e uno di là, come a volte succede a forza di guardare le mani di quel tizio che è in piedi di fronte a noi. A quel punto Bonghito iniziò a intuire e capire che cosa volesse dire la parola cultura pronunciata da Cajón qualche giorno prima. Ecco cosa voleva dire, esclamò Bonghito. Ora capisco! Inoltre capì che gli amici di Violina avevano imparato a suonare in un modo diverso da quanto avesse fatto lui e che quel giorno si sarebbero finalmente incontrate le due culture. Suonarono e cantarono insieme e alla fine era una gioia per tutti. Increduli si chiesero: come la chiamiamo questa nuova musica? «È un po' della nostra e un po' della vostra», disse la tuba. «Sì!» urlò il trombone. «E mi diverto un mondo!» Finalmente Violina sorrise a quel piccolo esserino che aveva portato tutta quella ventata di freschezza tra di loro. «Benvenuto, piccoletto!» disse per la gioia Violina, che abbracciò forte forte Bonghito stampandogli un bacio sulla guancia. «Ci sono!» urlò dal fondo il contrabbasso. «La chiameremo charanga oppure danzon, perché è una danza col cuore grosso!» Risero tutti a crepapelle. «E sia!» dissero tutti quanti in coro. Cajón presenziò a tutto in un silenzio compiaciuto e felice, finalmente si lasciò andare ad un sorriso. Il suo sogno si era realizzato. Due popoli diversi si erano uniti sotto il segno della musica e della felicità. Sapete, bambini, in seguito Bonghito conquistò tanti altri cuori, tante altre musiche, altre culture e oggi, dopo tanti, tanti anni, lo vedono ancora girovagare nelle più belle formazioni di musica jazz, blues, salsa, musica leggera ed è sempre lui il re. Se aguzzate la vista, potreste vederlo anche voi. E con questo, bambini, finisce